Ciao a tutti, siamo giunti alla terza lezione del corso di Arduino. In tutte le lezioni cercherò di essere il più pratico e meno teorico possibile per cercare di non annoiarvi. Purtroppo in queste prime lezioni un po' di teoria è necessaria. Nella descrizione qui sotto vi lascio i bigini riassuntivi, così non è necessario che impariate tutto a memoria. Con un po' di pratica e di tentativi vi assicuro che acquisirete le nozioni fondamentali. Partiamo dall'esperimento della lezione precedente, la numero 2. Se ti sei perso le lezioni precedenti ti consiglio di guardarle qui sotto in descrizione, trovi il link. Avevamo fatto accendere e spegnere il LED 13 integrato nella scheda di Arduino con dei comandi della tastiera del PC. Oggi useremo la breadboard, questo strumento per accendere e spegnere un LED. Il kit che vi ho consigliato nella lezione 1, qui sotto trovate il link in descrizione se lo volete acquistare su Amazon, è molto pratico. Non contiene solo tantissimo hardware con cui realizzare migliaia di esperimenti e progetti, ma anche un CD. Il CD contiene diverse cartelle, a noi interessa S48. È il codice che identifica il nostro kit, uno dei più completi ed economici che sono riuscito a trovare. Nella cartella troviamo anzitutto un PDF, questo, che spiega come rendere operativo l'ambiente di sviluppo. Spiega in particolare l'installazione del software di Arduino, detto IDE, il collegamento della scheda al PC, come abbiamo visto nella lezione precedente. Troviamo poi la cartella Lesson con moltissime lezioni, dalle più semplici alle più complesse. Cominciamo dalla prima, Lesson 1 LED Blink. Nel PDF troviamo il materiale occorrente, la sua descrizione, e, cosa importantissima, lo schema elettrico. Per ogni esperimento troveremo appunto il relativo schema elettrico. Come vedete i manuali sono in inglese, ma li utilizzerò quasi tutti nelle lezioni di questo corso, così se faticate a comprenderlo potete semplicemente seguire le mie lezioni. Nella cartella Sample Code troviamo il codice pronto da aprire in Arduino. Realizziamo lo schema elettrico e proviamo il codice. Chi ha acquistato il kit trova lo schema elettrico nel CD, chi non l'avesse acquistato può collegarsi al mio sito garagulp.it, trova il link qui sotto dove lo può appunto scaricare o copiare. Prima vi spiego cos'è e come si utilizza la breadboard. Se non avete acquistato un kit come il mio, la dovete assolutamente acquistare. La breadboard è un componente fondamentale per costruire e sperimentare i nostri circuiti che non richiede di saldare nulla. È una specie di Lego in forma elettronica. Le righe orizzontali e verticali della breadboard portano l'elettricità attraverso sottili connettori metallici sotto la plastica forata. Andiamo quindi ad infilare nella breadboard un LED. I 5 buchi delle righe orizzontali sono collegati elettricamente attraverso strisce di metallo interne alla breadboard. Se colleghiamo qui un cavo, è come se lo avessimo saldato direttamente al LED. Colleghiamo la gamba più lunga del LED al pin 13. Quindi la metto qui dove c'è il cavo e il cavo lo inserisco nel pin 13. La gamba più corta, quest'altra, va collegata al ground. Con ground si intende l'alimentazione a 0 volt e si collega di norma tramite filo nero. Nella prossima lezione vi spiegherò bene la differenza tra tensione, corrente e resistenza. Le strisce verticali lungo la breadboard sono connesse elettricamente, sono 1, 2, 3 e 4. E queste 4 strisce sono normalmente utilizzate per i collegamenti a massa e all'alimentazione. Vediamo infatti scritto il più e il meno. Tra il cavo ground e la gamba del LED metto una resistenza.
altrimenti andremmo a fulminare il LED. Per il momento curatevi di utilizzare una resistenza da 220-330 ohm. Nella prossima lezione spiegherò bene i resistori, adesso copiamo semplicemente lo schema elettrico e il cavo nero lo metto appunto nel ground GND. Poniamo caso che il progetto richieda altri LED per la messa a massa, potrei fare in questo modo. Poniamo che questa è la messa a massa di un altro LED, faccio così, metto almeno nel meno, idem questo lo metto nel meno. Poniamo caso che un altro LED ancora, questa è la messa a massa, li metto nel nero, prendo un altro cavo nero più lungo e questo lo faccio andare nel ground GND, perché come vi dicevo appunto tutti i buchi su questa striscia, su queste quattro strisce, sono collegati elettricamente. Ora che lo schema elettrico è completo, passiamo al codice. Utilizziamo lo stesso della lezione precedente. Ho dichiarato la variabile LED come 13. Il numero è il numero del pin che abbiamo collegato al LED. In setup ho inizializzato il pin come output e ho aperto la comunicazione seriale. In loop, tramite la funzione if, faccio in modo che se scrivo A con il monitor seriale, il LED si accende, e se scrivo FS di spegni, il LED si spegne. Facciamo una prova. Accendo. Allora, anzitutto lo carico, perché ce n'era caricato uno sulla scheda che non è quello corretto, quindi carichiamo questo. Ok. A di accendi, si accende il LED rosso. S di spegni, si spegne. Accendi, spegni, accendi, spegni, accendi, spegni, accendi e spegni. Quindi il codice e anche i collegamenti elettrici che abbiamo fatto sono perfettamente funzionanti. Ultima spiegazione teorica del corso e per oggi abbiamo finito. LED è una variabile. Una variabile, in parole povere, è una scatola che può contenere diversi valori. Immaginiamo di avere un codice lungo centinaia di righe in cui agiamo decine di volte sul LED 13. Questo codice è breve, ma in programmi lunghi potremmo anche raggiungere 1000, 2000, 3000 righe comodamente, o addirittura qualche milione. Se non utilizzassimo una variabile e dovessimo cambiare il numero del pin, questo cavetto anziché nel 13 lo metto in, ma facciamo 26 che l'ho qua sotto mano. No, un attimo, questo è ground, ho sbagliato, devo mettere quello rosso. Poniamo appunto caso che lo metto in 26. Dovremmo variare manualmente tutte le righe in cui il numero è contenuto, quindi avrei già 1, 2 e 3. Così facendo invece andiamo a dichiarare prima della funzione setup, che è questa, che il valore della variabile LED è 13. Se cambiamo idea e vogliamo utilizzare il pin 18, quindi cancello 13 e scrivo 18, dovremmo cambiare solo questa riga. Verifichiamo il codice e carichiamolo. Ok, vediamo se funziona. Accendi. Non funziona. No, ho sbagliato. Non è 18, l'ho collegato nel pin 26. 26, verifico, carico. Facciamo la prova. Accendi. Ragazzi, è tardi e sono stanco. Ho sbagliato qualcosa. 26. Un attimo che lo carichiamo.
Eccolo qua, accendi e spegni, accendi e spegni. Era dentro male il cavetto nel pin. Accendi e spegni. Quindi abbiamo cambiato semplicemente una riga e questo valore è cambiato dappertutto, ovunque ci sia LED, che è la variabile. Il valore di questa variabile, dovunque, dal valore di prima, è passato appunto al nuovo valore, che è 26. Distinguiamo ora con un esempio tra variabili globali e variabili locali. In questo caso LED è una variabile globale perché l'ho dichiarata all'inizio del codice, non all'interno di una funzione. Vi ricordo che ad esempio setup e loop sono due funzioni. Le variabili globali come questa manterranno il loro valore per tutta la durata del programma, quindi ovunque, e sono accessibili da qualsiasi funzione. Uso infatti la variabile LED nelle funzioni setup e loop senza problemi. Proviamo invece a dichiarare la variabile LED all'interno di una funzione, per esempio nella funzione setup. Quindi cosa faccio? Taglio e incollo. Verifichiamo il codice e riscontriamo appunto questo errore. Questo accade perché se dichiariamo una variabile all'interno di una funzione, come abbiamo fatto appunto qua, tutto il codice che sta all'esterno non ne conosce ovviamente il valore. La funzione è come una scatola chiusa. Ok, io ho risposto la mia variabile all'inizio del codice. Vediamo ora i tipi di variabile. Prima di LED troviamo la scritta int. Significa che il contenuto della variabile LED, che appunto in questo caso è 26, è un numero intero senza decimali. Int memorizza numeri interi senza la virgola nel range da 32.767 a meno 32.768. Quando dichiariamo una variabile dobbiamo avere ben chiara la lunghezza massima che può avere. Tralasciamo per un attimo il codice che ci permette di accendere il LED. Manteniamo la variabile LED a cui diamo il valore di 32.767, quindi il valore maggiore, il massimo, che una variabile di tipo intero può assumere. Facciamo in modo che ogni volta che digito la lettera A, il valore di LED viene aumentato di 1, quindi LED è uguale a LED più 1. Carico il codice. Scrivo A per aumentare appunto il valore di 1. E nuovo valore di meno 32.768. Ovviamente ogni volta che scriverò A, il valore viene aumentato di 1. Una variabile di tipo intero non può assumere un valore superiore a 32.767. E se andiamo ad aumentare questo valore di 1, il risultato non è 0, come ci si potrebbe aspettare, ma il minor valore che la variabile può assumere. Ricordiamoci questo meccanismo. Per evitare questo errore, dovremmo dichiarare la variabile come, anziché int, come long, che memorizza sempre numeri interi, ma in un range più ampio, che va da 2.147.483.647 a meno 2.147.483.648, quindi un range nettamente maggiore. Se abbiamo invece a che fare con numeri decimali che hanno quindi la virgola, dobbiamo dichiarare la variabile come float.
Float è un tipo di dato usato per i numeri decimali ed è usato per la rappresentazione di numeri piccolissimi o grandissimi, con o senza segno e con o senza decimali. I float sono memorizzati in un range molto ampio che vi riporto qui a video. Ci sono anche altri tipi di variabili, riporto qui sotto in descrizione un bigino. Se non ti interessa approfondirle, non preoccuparti, perché durante il corso spiegherò ogni nuovo tipo di variabile in cui ci imbatteremo. Bene gente, anche per oggi è tutto. Vi aspetto per la prossima lezione e se non volete perderla, iscrivetevi al canale. Ciao! Se questo video ti è piaciuto, metti like, avrò così lo stimolo per farne tanti altri. Se vuoi seguire le mie scoperte e le mie recensioni, iscriviti al canale. Alla prossima!